Benvenuti in questo nuovo video. Oggi cosa facciamo? No, ovviamente un mini haul dei miei ultimi acquisti Lidl, degli acquisti un po' particolari di una particolare terra che io amo, che io adoro, che io andrei a viverci, ma costa troppo cara, ma che io ogni anno ci ritorno anche questo 7 aprile, dal 7 al 9 aprile, a farci un giro. Ed è la mia città preferita, Londra. Comunque, da Lidl ho trovato dei prodotti dell'Inghilterra, sono arrivati dei prodotti dell'Inghilterra. E questa era la settimana inglese, adesso è arrivata anche la settimana giapponese. Allora, ma io non posso iniziare questo video senza lei. Senza lei, la mia madame, la mia regina. E quindi mettiamo qua in parte la mia regina Elisabetta, qua insieme a noi a fare questo piccolo assaggio dei prodotti inglesi che sono arrivati da Lidl. E poi non poteva mancare lei, la guardia della regina, che la metto insieme in parte. E poi io non potevo non farmi perdere anche un attimo. Ecco la borsa spesa della regina che commemora gli anni di diamante della regina, che nel 2012 è stata festeggiata e io c'ero e io ho comprato la borsa. Comunque, cominciamo questo, come si può dire, video haul, video spesa haul, non lo so, di vari prodottini. Ce n'erano tanti altri, ma non mi ispiravano tanto, però ve ne parlo alla fine del video di cosa ho trovato, e guardiamo quelli che ho comprato che mi ispiravano di più. Allora, e poi li apriamo insieme così. Allora, come primo prodotto vi parlo di questo prodotto che è surgelato, quindi non posso assaggiarlo insieme a voi, così lo metto subito in parte e non ci pensiamo più. Allora, questo è una box con dentro vari prodotti, piatti tipici che si possono mangiare a Londra, Inghilterra in generale, perché Inghilterra per me vuol dire solo Londra, poi ci sono tantissimi altri bei posti, ma per me vuol dire solo Londra. Comunque, questo qua è un mix di prodotti, diciamo, salati, ma sì. È una box con all'interno dei vari assaggi di alimenti in stile inglese. Allora, ci sono dentro i bastoncini di pesce, le crocchette con formaggio e i peperoncini jalapenos, le crocchette con formaggio e il filetto di merluzzo d'Alaska, e poi credevo che c'era dentro anche del pollo, invece non c'è dentro del pollo. Ottimo, io adoro il pollo, perciò. Comunque c'è tutto pesce e formaggio. Comunque mi sembrava una buona idea anche come per cena, non so, mettere in forno, mi sembra, sì, in forno ventilato. Che però qua c'è proprio scritto che a vari minuti diversi vanno inseriti vari prodotti da fare scaldare. E questo l'ho pagato 3,49 euro, mi pare, perché ho buttato via lo scontrino quando sono uscito dallo supermercato. No, non l'ho buttato, l'ho lasciato in qualche borsa e non lo trovo più, quindi mi sembra 3,49 euro. Questa scatola da 375 grammi, marca Eaterwood, e questo è un mix di vari fritti in stile inglese. Poi andiamo avanti. Ok, qua tutto povero, va bene, salato. Ho trovato queste. Come sapete, in Inghilterra hanno la cultura del bacon, uova col bacon, insomma una colazione piuttosto continentale. Quindi, nel senso, il bacon, così sono abituati a mangiarle. Questi qua sono stick di mais e riso e patate, insomma sono un mix di riso, mais e patate al bacon. Sì, sono, penso che siano le nostre classiche patatine al bacon, però vabbè, sono 150 grammi, le ho pagate 1,19 euro. Adesso le assaggiamo insieme, così vi so anche dire se assomigliano al prodotto che penso io, insomma. Sì, alla fine sono le patatine al bacon, così, quelle che mangiamo di solito. Allora, buone. C'è da dire che sono parecchio particolari, nel senso non sono proprio
quelle che mangiamo noi qua in Italia. Cioè gli hanno inserito un gusto particolare, meno affumicato di bacon. Buone, sono veramente buonissime. E poi vabbè, guardate anche il packaging con tutti i vari simboli di Londra, la cabina telefonica, la posta, le cose alle poste, il Big Bang, la corona della regina. È stupenda. Lei è arrivata a un'età che è sempre stupenda e io la adoro. E poi tutte le volte che vado a Londra mi metto fuori dal Buckingham Palace e cerco di suonare regina, queens, invitami per un tè, ma no, non ha ancora capito chi sono. Ok, poi cose avanti. dolci. Ok, ci sono questi biscotti. Questi biscotti sono al burro con i pezzettini di frutta aromatizzati alla fragola. Sono 160 grammi e costavano 1,90 euro. Mi dispiace tanto perché non trovo più lo scontrino, non so dove l'ho messo. E adesso li assaggio insieme a voi, così vi dico anche il gusto. Se sono straburrosi, se no... Poi quando andrò a Londra dal 7 al 9 aprile, ovviamente non da là vi farò pure un video. Uno, un video vlog. Due, un video Primark, assolutamente, perché quando si va a Londra non bisogna mai mancare andare da Primark. E tre, vi assaggerò un po' di snack, snack dolci così londinesi particolari che trovo nei negozietti o al supermercato. Che io adoro andare al supermercato a Londra, ci passerei le ore. Comunque, i biscottini si presentano in questa maniera. Il profumo è buonissimo, sa di fragola, ma è proprio fantastico. E bacon e biscotti fantastici. Comunque sono friabilissimi. E poi i pezzettini di fragola sono buoni, nel senso, si amalgamano bene. Hanno un retrogusto caramellato, che poi con questi pezzettini di fragola sono buonissimi. Buoni. Comunque, quando andrò a Londra, lo girò in zona Victoria, se proprio vi interessa saperlo, perché veramente no, un attimo, quella bocca piena, che vergogna. Perché è una zona che vi consiglio, perché è proprio un... praticamente ci sono tutti i mezzi che arrivano lì, le metro si intrecciano tutte in quella zona, è facilissimo ed accessibilissimo al centro, nel senso al pieno centro, passate da Buckingham Palace, alla fine avete il Big Bang, avete tutto lì. E poi è facilissimo anche da iniziare per un tour a piedi, non fare mezzo su mezzo, insomma. Io quando vado a Londra di mezzi spendo proprio una miseria perché non li utilizzo, sempre a piedi. Mi era venuto pure la confezione. Però questi biscotti qua sono veramente molto buoni. E là i biscotti, la maggior parte li trovate al burro. E credetemi, questi qua sono ancora poco burrosi, sono abbastanza miti di burro, ma quelli che trovate là sono una cosa che li mettete in bocca, sono già sciolti da quanto burro c'è dentro. Andiamo avanti, cosa non posso far vedere? Ok, questa invece, che io non so cosa siano, c'era scritto caramelle, toffee, gusto di vaniglia, però sono tutte chiuse dentro in questo sacchetto. Tutto che nasconde il contenuto, sono curioso. Queste qua mi sembrerebbero pagate sempre 1,90 euro o 1,60 euro, adesso non mi ricordo. E quindi comunque adesso li apriamo. Guardate, qua c'è il simbolino della bandiera inglese, insomma, anche un buon packaging, direi. E Lidl veramente, cioè, è il mio mondo. Poi quando ho scoperto che sarà la settimana giapponese, domani sono già là, magari per un nuovo video. Comunque queste qua sono le caramelle, che ci sono caramelle, non so cosa siano, magari sono anche biscotti, no, sono caramelle. Caramelle toffee, che adesso... No, sono buone, eh. Proprio la classica caramella al toffee. Toffee. Buona. Non è dolcissima. Però non è neanche amara, nel senso è dosata al giusto anche di zucchero. Buonissima. Forse qua parti anche poi in una giornata, visto che mi fanno bene. Comunque, vi aggiorno, la dieta l'ho già abbandonata. Magari cerco di stare indietro un po' alla sera, ma durante il giorno ho già abbandonato l'idea della dieta. Perché sono un po' peso, quindi... E infine, questi cioccolatini... che alla fine erano surgelati, li ho trovati nel banco dei surgelati,
questi cioccolatini che sono un assortimento di pasticcini così per l'ora del tè e sono alla fragola, al cioccolato, al caramello salato. Caramello salato, buono! Voi dovete sapere che io caramello salato è una cosa che adoro. Prendevo anche gli yogurt della Müller al caramello salato. Ma infine il mini cheesecake alla fragola. Buone, buone quelle. Li ho pagati 2 euro e qualcosa, o 3,99, non mi ricordo. Sono 12 pezzi e in totale pesano 190 grammi. Ma adesso li apriamo insieme perché sono curioso. Magari non li mangio tutti perché vabbè. Ok. Beh, io volevo anche l'alzatina però, cioè adesso dovevamo fare le cose complete, le dovevamo fare tutte complete. Insomma. No. No vabbè, ma sono anche carini loro. Ce n'è uno un po' spappolato sulla confezione, però si vede. Però sono anche carini, hanno dei colori abbastanza carini e poi invitanti, vero? Dai, mangiamo la cheesecake quella rotta. È gelata, come minimo mi spaccherò un dente. O mi starà sullo stomaco. Ma sì, ma è gelatissima. Ragazzi, non spero che vi perdete. Così comunque la cheesecake vi faccio vedere tutti. No, non ve li faccio vedere tutti perché mi impiastriccio su tutto di cioccolato e buoni. Cosa ci sono? Buoni, no, top. Approvatissimi pure questi. Li terrò col contagocce perché ce n'erano due confezioni ancora. Sono andati a ruba questi. C'erano i formaggi. Poi c'erano. Cosa c'era altro? Formaggi, poi altri tipi di patatine, vabbè, ma c'erano patatine classiche, nel senso quelle che compriamo anche noi qua in Italia. Che vabbè, secondo me era solo il packaging che si richiamava un po' a Londra, o magari la composizione della patatina, quindi però non le ho comprate. Poi c'era un padding, un pudding, insomma, al caramello. E tanti umami, vabbè, ma non importa, non vado in caso. E poi cosa c'era ancora? Basta, un po' di formaggi, il pudding. E poi c'erano tante altre cose che avevo letto sul volantino, ma non le ho più trovate. Ho chiesto anche alla commessa, mi ha detto che se quello che c'era era tutto lì, che magari tante cose non le hanno mandate in questo punto vendita Lidl. E quindi vabbè. Vabbè niente, magari se passo in qualche altro punto vendita Lidl le trovo. Magari lo ne parlerò, o se no niente. Comunque sì, vi ho presentato questa linea, ho provato qualche prodottino che c'era. E quindi niente. Io e la Queen Elizabeth vi salutiamo. Ecco, saluto io per lei, perché questo è solo un cartonato che ho comprato sempre a Londra. E niente. Hello, hello a tutti, noi ci vediamo in un prossimo video. Mettete tanti like se vi è piaciuto questo video. Commentate qui sotto, fate quello che ne avete voglia, perché questo canale è aperto a tutti. Vi mando un grossissimo bacio e ciao! E iscrivetevi, my channel. Ecco, pure in inglese, l'ho detto. Ciao ragazzi, prima di salutarvi totalmente, mi sono dimenticata una cosa. Siccome abbiamo preparato la settimana giapponese, adesso ho chiuso il video, sono andato via un attimo in cucina, e sul tavolo avevo questi. Sì, mi sono già portato avanti con i biscotti della fortuna, visto che vabbè, era un po' che li volevo comprare. Li avevo trovati in qualche negozio giapponese, se non mi ricordo. Era un po' che li volevo comprare, e li ho trovati che costavano 1,49 euro, ce ne sono dentro 10. E sono della Vitasia, ovviamente notare che li producono in Germania, quindi fate un po' voi. Ci passiamo dalla Cina alla Germania in un secondo. E niente, adesso dai, ne apriamo uno insieme, perché così spesso sono curiosa, non li avevo ancora aperti, li ho presi prima, li ho comprati insieme a tutta la roba inglese. Comunque il biscotto della fortuna così era, mica era, no vabbè, mi si è già rotto, porta la fortuna tanto là. Buono. Un attimo, Have a break and relax, perché poi non sono neanche scritti in italiano. Comunque, prenditi una pausa e rilassati. Gran fortuna. Beh, però, vabbè, sono perle. Mi aspettavo un successo su YouTube, non so, vabbè, comunque, un bacione a tutti e ci tengo un break. Ci tengo a dire, iscrivetevi al mio canale che vi aspetto. Ciao 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 ciao!